Cos'è il Nintendo Entertainment System, il NES? Nintendo era nota come produttrice di carte da gioco chiamate Hanafuda, ma il terzo presidente, Hiroshi Yamauchi, voleva diversificare e provare a entrare nel settore dei giochi elettronici. Negli anni 70 creò i cabinati della serie Simulation System, distribuì in Giappone la console Magnavox Odyssey e sviluppò i Game & Watch, commercializzati nel 1980. Dopo il successo epocale del cabinato arcade Donkey Kong, creato da Shigeru Miyamoto nel 1981, Nintendo decise di entrare con forza nel mercato delle console domestiche, creando il Family Computer, meglio noto come Famicom, progettato da Masayuki Uemura. Il progetto iniziale del Famicom era basato sulla CPU MOS 6502, come molti altri rivali dell'epoca, ma Uemura decise di affidarsi a Rico, che produsse la variante 2A03, eliminando il superfluo e aggiungendo un generatore di segnali audio a 5 canali e una Picture Processing Unit per gestire la grafica, con 2 KB di VRAM dedicata. I limiti della CPU furono ben presto superati installando controller e chip aggiuntivi direttamente nelle cartucce su cui venivano distribuiti i videogiochi, che col tempo migliorarono notevolmente in qualità e dettagli. L'aspetto del Famicom era decisamente giocattoloso, con bordi arrotondati e una vistosa colorazione bianca e rossa, perché fosse subito chiaro che era una console per ragazzi e destinata unicamente ai videogiochi, con nulla che potesse ricordare un computer. Il Famicom fu commercializzato nel 1983, al prezzo di 14.800 yen, circa 65 dollari, e fu un successo immediato in Giappone, vendendo oltre 2 milioni di unità nel primo anno. Nintendo decise quindi di espandersi anche negli Stati Uniti, dove il mercato dei videogiochi era in crisi dopo il videogame crash, il crollo del 1983. Per battere la crisi, Nintendo ridisegnò il Famicom in una versione più robusta e grigia che ricordasse un videoregistratore, chiamata Nintendo Entertainment System, NES, e lo presentò come un sistema di intrattenimento familiare, non solo per videogiochi. Il NES fu lanciato negli USA nel 1985 con un prezzo di 179 dollari e una serie di accessori come il robot Rob e la pistola Zapper. Il NES ebbe un impatto enorme sul mercato americano, rivitalizzando l'industria dei videogiochi e creando un modello di business basato sulle licenze per terze parti che volevano sviluppare giochi per la console. Fu a quel punto lanciato in Europa e il resto del mondo, in Italia nel 1987, dove non decollò subito, ma si impose lentamente come sistema da gioco economico grazie al suo ampio parco titoli e rimase in produzione fino al 1995. Il NES ospitò alcuni dei giochi più famosi e innovativi della storia, come Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Castlevania, Mega Man e Final Fantasy. Allora, vedi, quello lì è Mario Bros, che deve liberare una principessa che è nascosta dentro un castello. Per arrivare a questa principessa deve superare un sacco di ostacoli e deve fare un sacco di salti, no? Pronto! 130.000 punti! Oh, come hai detto che ti chiami? La Nintendo mania dilaga. Fatevi prendere!